È un incarico che mi riempie di orgoglio, che peraltro mi dà la possibilità di ricambiare sul campo quanto nel corso degli anni ho avuto da questo partito, perché bisogna anche dire che ho avuto l'onore di ricoprire importanti incarichi, consigliere regionale, assessore provinciale, insomma diciamo, ho avuto tanto dal partito in estrema sintesi, e quindi in questo momento io ho la possibilità, con il lavoro, con l'impegno e con la mia esperienza, di poter dare finalmente qualcosa al partito. Io credo che il partito debba ripartire da un concetto che è stato alla base anche della campagna congressuale di Nicola Irto, che è quello della rigenerazione. Noi abbiamo investito su un segretario che è un segretario strutturato, ma molto giovane, credo sia uno dei più giovani d'Italia, se non il più giovane. Ma questo non significa che vogliamo mettere in campo dirigenti inventati, parliamo di un giovane componente del partito che già si è misurato anche con l'organizzazione regionale. Questo significa ridare entusiasmo, ma bisogna anche avere il coraggio di fare scelte nette sul territorio, ricostruire, ripartire e mettere mani nelle situazioni che si sono poi nel corso degli anni incancrenite nei circoli, nelle amministrazioni comunali, e quindi il partito deve far di nuovo avvertire in maniera molto netta la sua presenza sul territorio. Lei ha fatto un richiamo importante anche ai tanti che se ne sono andati, ha usato il termine di non avere rimpianti. Come provare ad allargare il campo in vista poi delle future tornate elettorali e cercare di essere competitivi con un centrodestra che ha tante forze in campo? Ma è un lavoro che va fatto con chiarezza, con trasparenza e con impegno. E io non è che ho voluto, come dire, sminuire il peso anche elettorale, di consenso che il partito ha fatalmente perso con le defezioni degli ultimi tempi, ma io credo che sbaglia chi va via. In un partito bisogna rimanere, lavorare, confrontarsi, anche scontrarsi se è il caso, e in questo non ci siamo mai fatti mancare niente per la verità, però sempre mantenendo, diciamo, una linearità di pensiero e di ideologia. Poi è chiaro che questo significa che bisognerà, come lei correttamente ha sottolineato, avere anche la capacità di allargare il fronte, di diciamo, aprire le porte del partito e di consentire anche attraverso la serietà e la linearità, quindi avere un maggiore appeal e consentire quindi a nuove leve di sentire il partito come un luogo dove c'è una discussione e dove si può essere a casa. Ecco.